Giacomo, ci riproviamo. Oh, dentro, fuori. No. Senza dubbio. Senza dubbio, dentro, fuori, siamo dentro e senza dubbio ti giochi una ghigliottina da 160.000 euro. Ti lascio concentrare, ti metti la cuffia, senza dubbio, mi sta venendo Gubbio per salutare le mie amiche e i miei amici di Gubbio, senza dubbio alle tue spalle Samira e Andrea fanno il tifo per te, la famiglia è pronta e senza dubbio voglio ricordarvi, non c'è bisogno ma mi fa piacere, dirvi che senza dubbio anche stasera, prima serata, Loretta Goggi vi aspetta. Benedetta Primavera, benedetta! La nostra straordinaria Loretta, con le amiche e gli amici che la vengono a trovare. E ripeto, il suo talento, che ci trasporta e ci fa vivere mille, mille colori. Vai Loretta, buona serata, prima serata con Benedetta Primavera, Loretta Goggi. Buona prima serata, buona prima serata, Amadeus, tutti noi, buon TG1, ma adesso se permettete anche buona ghigliottina con noi nel nostro piccolo, 160.000 euro, ma questa cifra lo sapete, ora il campione la deve mettere in un angolino della mente, adesso contano solo le parole. Partiamo, Giacomo, ghigliottina, si comincia. Locale, pedale. Locale. Ghigliottina. Non ci avviliamo, prendiamola così. Abbiamo ancora una bellissimissima cifra. Abbiamo la prima parola, pedale. Andiamo a pedalare. Bel. Per. Bel. Ghigliottina. Lo vedi? Dai, Giacomo. Dai, adesso chissà a casa cosa scelgono, ma chissà cosa sceglie il nostro campione. Se ti dico sicuro, futuro, sicuro, sicuro ghigliottina. Bravo. Adesso, momento, maestro, maestro, ghigliottina. Non mi mollare. Affari tuoi. Soliti ignoti. Soliti ignoti. Ghigliottina. Soliti ignoti, maestro, sicuro, bel, pedale, un minuto da ora per trovare la parola che ti fa vincere, Giacomo. Già scritto o devi scrivere? Ho scritto. I suoni, la musica, gli effetti ci dicono che allora siamo nei tempi, ti puoi levare la cuffia, puoi sistemare la tua parola. Giacomo ha scritto, spero stiate scrivendo, magari avete già scritto anche voi per aggiudicarvi il titolo di campionessa o di campione nel gruppo, tra gli amici, ereditiere, ereditiere, ghigliottiniste, ghigliottinisti.
Il campione ha scritto e adesso c'è lo scatto in avanti. Cosa ha scritto? Legato all'altro cosa. Cosa c'è nella busta? Sì, certo, la parola. Quale? Quella che ha scritto Giacomo? E Giacomo ha scritto quella che abbiamo noi nella busta e che adesso non è più nella busta? Giacomi, e qui tocca che ti cominci a preparare da professore universitario, o da giornalista che gli chiede, scusi, faccio una domanda. E quindi prendiamo confidenza, vai, spiega, racconta, facci sognare. Con Pedale me ne sono venute due, cioè dopo che è uscito Pedale me ne sono venute due. Tu sei un appassionato? Di bici, sì. Un po'? E ne ho scritta una delle due. Pedale l'hai legato a? Colpo. Cioè? Quando arrivano in volata i ciclisti, una tappa, il giro, una corsa, danno il colpo di pedale per... All'altro ciclista? No. Levate. No. No, tipo Ben Hur con le bighe. No. Spingono sul pedale con i polpacci. Io pensavo fosse un colpo di pedale in caso, non lo so, dico di partenza, tipo mi alzo sui pedali come la bellissima canzone. Sì, anche per Marco partire. Pantani degli Stadio. Colpo iniziale anche, dice un colpo di pedale, sì. Non lo so, non va di bici da... Io avevo pensato al ciclista in volata. Avevo pensato al ciclista in volata. Ok, va bene. Bel colpo. Sarebbe quello di vincere 80.000 euro. Al biliardo o in generale, in qualunque sport, non so, un bel colpo. Ma anche fuori dal mondo dello sport. Sì. A colpo sicuro? No, dico, te stavo a dire, se noi interagissimo, ti stavo dicendo, sarebbe un bel colpo vincere 80.000 euro. Tu però ti sei messa a parlare di biliardo, bene. Poi, sicuro, a colpo sicurio, sicurio? È un colpo da maestro, sempre sul tavolo. Sarebbe un colpo da maestro vincere 80.000 euro? Sì. Sì, a biliardo, sì, a biliardo. A biliardo, sì. E poi? L'ultima? L'ultima è bendata e ho scelto a caso. Allora, i soliti ignoti è una pietra miliare della commedia all'italiana. Uno dei mille motivi per cui guardarlo. Vittorio Gassman nel film dove decide di rivelarsi al mondo non solo come attore, era già uno straordinario attore drammatico, tragico, intenso, decide di diventare un protagonista della commedia, perché si ride come matti nei soliti ignoti e anche, soprattutto, grazie a un cast pazzesco, Vittorio Gassman, datevela a guardare. Quindi colpo, dice, allora che c'entra se il titolo è I soliti ignoti? Qualche anno dopo decidono di regalarci, voi giovani che direte? Direste sequel? Sì, il sequel. Il seguito. Noi anziani diciamo il numero 2, R2, che per tua fortuna, e stai per fare davvero un bel colpo, tentano di fare una improponibile rapina a Milano e quella rapina si chiama l'audace colpo dei soliti ignoti. E quindi un colpo di pedale, un bel colpo, a colpo sicuro, un colpo da maestro, l'audace colpo dei soliti ignoti, la parola è colpo, vieni, che colpo, bravo, bravissimo, che bel colpo. Salute Giacomo, respira. Bravissimo, complimenti. Bravissimo. Colpo da biliardo. Colpo di biliardo. TG1, Paolo Lucagocci. Che colpo stasera. Bravo. Bravo Giacomo. Bravo. Complimenti. Che colpo. Bravissimo. Buona serata. Bravo.